E dal sud invece torniamo al nord. Elena De Vincenzo, dove sei? Che Italia ci racconti? Vi racconto l'Italia di Milano. Siamo in un quartiere nella zona ovest. Guardate, qui ci sono dei fiori bianchi, sono stati messi anche in questo momento, una signora li sta mettendo per un bimbo di 2 anni che è stato trovato senza vita questa mattina all'interno di un appartamento. L'appartamento è proprio quello là in fondo, anche lì un pupazzetto e un fiore, solo che sul corpicino di questo bimbo c'erano dei segni evidenti di violenza. Stiamo parlando di ferite e lividi, eppure i piedini fasciati evidentemente per altre ferite. Nelle scorse ore, poche ore fa a dire il vero, è stato fermato il papà, 25 anni. Aveva dato l'allarme, aveva chiamato i soccorsi e poi quando la polizia è arrivata qui nella mattinata lui non si era fatto trovare, si era spostato in un quartiere che dista a piedi circa mezz'ora, 10 minuti in auto. Abbiamo saputo che lì vivono dei familiari del 25enne che adesso invece si trova in questura, dove probabilmente è ancora anche la mamma del piccolino, che è già stata sentita e avrebbe puntato il dito proprio contro il marito. La signora, fra l'altro, ci hanno detto i vicini, è in dolce attesa. Sembrerebbe del sesto figlio. E allora usiamo il condizionale. Facciamoci solo delle domande al momento. Si tratta di infanticidio? Chi e perché doveva arrivare a tanto a uccidere un bambino di 2 anni alle prime ore dell'alba? Ci racconta tutto Flavia Marimpietro in questo servizio. Sono le 5 di mattina quando al centralino del 118 arriva la telefonata di richiesta dei soccorsi. È il padre di un bimbo di 2 anni, chiede un'ambulanza, dice che il piccolo sta male, ha problemi a respirare. Quando i paramedici arrivano nell'appartamento alla periferia ovest di Milano, in zona San Siro, trovano il bimbo senza vita, sul divano, e non possono far altro che constatarne il decesso. Il corpicino ha evidenti segni di violenza, lividi e una ferita sul capo. A casa la polizia trova solo la madre, una 23enne di nazionalità croata, incinta del sesto figlio. La donna da subito accusa il padre del piccolo, Aliza Rustic, 25enne, nato a Firenze, anche lui di origini croate. Ed è su di lui adesso che si concentrano le indagini. L'uomo è stato rintracciato e fermato dalla polizia in tarda mattinata in zona Giambellino, con l'accusa di infanticidio. Se lo avessi trovato prima della polizia lo avrei ammazzato, ha dichiarato a caldo il prozio del padre, precipitatosi davanti alla sua abitazione. Si merita l'ergastolo, è un tipo irascibile e violento. La mia famiglia non gli parla più da 2 anni, da quando mi ha aggredito senza motivo colpendomi alla testa con la fibbia della cintura. Ho ancora la cicatrice. I vicini raccontano di violenze precedenti, sia contro la moglie sia contro i bambini, e di uso di droga da parte del 25enne. Secondo le prime testimonianze, da quell'appartamento che la coppia occupava abusivamente da 2 mesi, si sentivano spesso liti violente. L'ultima pare la settimana scorsa, culminata con la rottura di un vetro. Allora Elena, portaci dentro quella casa. Cosa succedeva in quella famiglia? Quanti bambini ci sono? Che tipo di quotidianità avevano questi 2 giovani genitori? Subito un dato importante: la famiglia viveva qui in modo abusivo da circa 2-3 mesi, quindi non era molto che si erano trasferiti. E qui molte persone ci hanno detto che vedevano sempre in realtà solo 2 bimbi. Parrebbe che gli altri stessero con la nonna. Lui lo si vedeva all'esterno, qui nel cortile, oppure sull'altro lato della strada dove ci sono alcune attività commerciali, un bar, una tabaccheria. Lei c'era descritta come una ragazza, Silvia, molto dolce, riservata, poche parole, i bimbi buoni, silenziosi. Il più piccolino è quello che è stato trovato senza vita, e poi si vedeva sempre anche un'altra bimba di 1 anno, più grande. Prima mi hai detto che la moglie ha puntato il dito contro il marito. Perché? Ci sono già stati episodi di violenza a casa? Questa è l'indiscrezione che ci arriva. Qualcuno lo ha definito un uomo violento. Una ragazza la scorsa settimana ha visto Silvia e ci ha detto che aveva un occhio nero. Naturalmente sono tutti elementi che in queste ore gli investigatori stanno cercando di mettere insieme per riuscire appunto a completare il quadro. Lei avrebbe puntato il dito contro il marito, questa è l'indiscrezione. Ancora non ci sono conferme e soprattutto al momento non risulterebbero purtroppo precedenti denunce. Ma gli inquirenti lo stanno interrogando quest'uomo, oppure ancora non siamo in quella fase?
Dovremmo essere proprio in questi minuti in quella fase, trapela poco o pochissimo, perché è chiaro che sarà molto molto importante mettere a confronto anche le due testimonianze. Lui è stato fermato, il sospetto è appunto che abbia fatto del male al piccolino fino a portarlo alla morte. Ho un'ultima domanda per te, il movente. Se un movente può mai esistere in casi di questo tipo, esatto, quando si arriva a uccidere il proprio bambino, che cosa ha scatenato in lui una rabbia tale da uccidere un bambino di 2 anni, peraltro per l'appunto uno dei suoi bambini, Elena? È davvero qualcosa di inspiegabile. Noi siamo riusciti a parlare con i vicini del piano di sopra e non hanno sentito rumori particolari all'alba di questa mattina. Nelle ore precedenti lo avevano visto passeggiare, camminare, chiacchierare qui tranquillo con alcuni parenti. Quindi sulla carta in questo momento, se come dicevi tu un movente può esistere, beh comunque non c'è. Grazie Elena.